Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, lascio qua, aperto. No, sei visto adesso. Oggi stiamo effettuando la sanificazione degli ambienti, grazie all'intervento del Comune di Bari e alla cooperativa Mai Più Soli. Stanno effettuando la pulizia i signori della cooperativa San Pio, e verrà effettuato successivamente anche la sostituzione di tutti i sanitari che abbiamo visto essere pieni e inutilizzabili. Giuseppe attualmente è in fase di accertamento presso una struttura sanitaria. Provvederemo a fare le opportune valutazioni anche con la ASL per verificare se lo stesso sia in grado di tornare a vivere qui o di affrontare un'altra esperienza nuova. L'amministratore di sostegno è stato importante nel momento in cui è intervenuto per fare da collante tra i vari enti che sono voluti prendere cura di Giuseppe. Abbiamo infatti avviato tutte le pratiche perché Giuseppe potesse essere accolto in un ospedale, essere curato. È stato importante al fine degli accertamenti medici e a quello che potrà servire anche in funzione dell'UVM fare la domanda, perché ricordiamo che Giuseppe non perde la propria autonomia, sarà libero di scegliere quello che preferisce fare, se tornare, tornare a casa o in una RSSA. E ovviamente non sarà più lasciato solo, perché la figura dell'amministratore di sostegno è quello proprio di affiancare il beneficiario nelle sue scelte e chiedere al giudice gli eventuali interventi straordinari alla sua vita, come proprio dispone molto spesso il provvedimento di incarico che viene assegnato.